E per ricordare il giudice Falcone abbiamo chiesto l'intervento di un giornalista che scrive di mafia e di mafie, firma della Repubblica per 40 anni, oggi giornalista a domani. Tra i suoi libri Il capo dei capi e La giustizia è cosa nostra, firmati con Giuseppe D'Avanzo, Uomini soli, Fac mafia e Il padrino dell'antimafia. Diamo il benvenuto a Il sabato del convento ad Attilio Bolzoni. Ciao Attilio, benvenuto. Grazie, Benvenuto. ciao, buongiorno a voi. Attilio, quel 23 maggio ha cambiato la storia della Sicilia e dell'Italia. Allora, Fra Francesco, quel 23 maggio sicuramente ha cambiato la storia della Sicilia e dell'Italia. Credo che da quel 1992 non siano passati 30 anni. Ma ho la sensazione in alcuni momenti che ne siano passati 300. Nel senso che lunedì ci saranno le solenni celebrazioni dello Stato per ricordare il dottor Giovanni Falcone, ed è giusto che lo Stato lo ricordi, però credo che più passi il tempo e più ci sia un'ipocrisia del potere nel celebrare questo uomo che a me piace definire un italiano fuori posto in Italia. In che senso? Nel senso che io l'ho conosciuto, naturalmente poi ne parleremo, io ho fatto tanti anni giornalista a Palermo, in quegli anni facevo il cronista giudiziario, a me piace ricordare l'uomo in carne ed ossa, con le sue speranze, il suo coraggio, il suo genio, le sue paure, le sue debolezze, la sua razionalità, perché era un genio il dottor Giovanni Falcone. Però non mi piace ricordarlo come un santino, non mi piace ricordarlo con la retorica, perché la retorica i fatti li distorce, li sotterra, li nasconde, ed è un po' quello che è successo negli ultimi anni. A questo proposito, Attilio, all'indomani del 23 maggio, il 24 maggio del 1992, appunto all'indomani dell'attentato, hai scritto un pezzo su Repubblica intitolato Strage a Capaci, povero Falcone. Mi ha colpito proprio questo aggettivo che hai utilizzato. A volte quando accade qualcosa di molto traumatico, ci ricordiamo perfettamente dove eravamo in quel momento e che cosa facevamo in quell'esatto istante. Tu che ricordo hai di quel 23 maggio del 92? Il 23 maggio del 92 io ero a Caltanissetta col mio bimbo, non aveva ancora 3 anni, l'ho preso per mano per andare a fare una passeggiata, mi chiamano da casa e dice torna su, c'è il giornale che ti cerco urgentemente, quindi ho preso il bimbo in braccio, sono risalito, il giornale mi ha detto che c'era stato un attentato sull'autostrada, ho preso la macchina e sono andato verso Palermo. Ci voleva un'ora e mezza per arrivare là. Ad un certo punto mi hanno detto che non si poteva passare dalle gallerie che portavano da Palermo all'aeroporto di Punta Raisi, e allora ho affittato un elicottero per poter arrivare sulla zona, ma hanno chiuso lo spazio aereo. Quindi mi sono buttato in aperta campagna a scrivere, i miei occhi sono stati. Alcuni colleghi di Repubblica che erano a Palermo ed erano riusciti ad arrivare sul posto, io ci sono arrivato di notte, a piedi, avrò fatto 8-9 km, 10 km a piedi, dall'inizio delle gallerie sull'autostrada e mi sono trovato davanti lo scenario, non una scena del crimine, non di un delitto di mafia, ma di un'operazione militare, uno scenario di guerra. E in quella scena del crimine, immediatamente ho individuato le impronte digitali dei mandanti altri di quel delitto. Non erano stati solo i mafiosi. Attilio, hai conosciuto personalmente i giudici Falcone e Borsellino? Beh, sì, perché io ho fatto per una dozzina di anni giudiziario, io avevo meno di 30 anni al tempo e stavamo là ogni giorno, quindi li conoscevamo. Devo dire, due uomini
al di là della retorica, profondamente diversi, molto amici sul lavoro, fratelli, ma con interessi diversi e con una vita diversa, perché il dottor Borsellino, intanto era molto religioso. Molto religioso, aveva una famiglia, tre figli, due femmine e un maschio. Appena finiva di lavorare, tornava a casa da sua moglie Agnese, da Fiammetta, Lucia, Manfredi, i suoi figli. Tutto il tempo libero lo passava a casa. Il dottor Falcone invece avrebbe desiderato di andare al ristorante, gli piacevano i ristoranti, avrebbe desiderato di andare al cinema, gli piaceva il cinema, però in quella Palermo così cupa e così spaventosa non poteva andare al ristorante, non poteva andare al cinema. Pensate che non poteva andare nemmeno al barbiere, il barbiere arrivava a casa sua. E quindi loro si frequentavano molto durante gli orari di lavoro, nel tempo libero si vedevano assai poco, perché Borsellino stava tutto il tempo libero lo trascorreva a casa, mentre il dottor Falcone lo passava con sua moglie Francesca. Come sapete, non avevano, come sa sa sapete, non avevano figli, perché il dottor Falcone ha sempre detto: io non ho figli perché non voglio mettere al mondo orfani. Grazie per questo ricordo al di fuori, ecco, della retorica che ci hai regalato, Attilio. Tu hai raccontato quasi tutte le grandi stragi di mafia, anche l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rocco Chinnici e poi appunto Falcone e Borsellino. C'è stata un'evoluzione, o aggiungerei anche un'involuzione nel modo di comunicare, nel modo di raccontare la mafia? Non basta raccontare la mafia attraverso gli atti dei magistrati. Bisogna stare sulla strada, sentire l'odore, capire, perché i magistrati giustamente hanno delle regole, dei confini che impone la legge, il codice, le norme, e loro indagano per cercare reati e devono avere delle prove di questi reati. Noi giornalisti abbiamo un altro compito. No, innanzitutto loro indagano sul passato, noi dobbiamo indagare anche sull'attualità, sulle cose. E secondo me l'informazione sulle mafie è mancata in questi anni, perché è mancata al giornalismo la sua anima, cioè di fare giornalismo. Non puoi raccontare le mafie solo con gli atti della magistratura, la devi raccontare con la cronaca, con la realtà che ti circonda, e lì il giornalismo, secondo me, è mancato molto. Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni, non le parole, disse il giudice Falcone. E credo che questo sia un insegnamento, anche per noi oggi. L'hai un po' accennato anche tu prima. Più che parlare, dobbiamo, ecco, non solo ricordare i fatti, ma anche noi fare qualcosa per combattere, le organizzazioni, mafiose. E questo forse è l'unico modo per onorare veramente la sua memoria, come la memoria di tutti coloro che insomma hanno dato la vita per questa causa. Bisogna ricordare questi grandi uomini attualizzando, prendendo esempio da loro e mettendo in pratica ciò che loro hanno fatto. Non basta agitare una foto o chiamarli per nome, Paolo, Giovanni, Giovanni e Paolo, per sentirci tutti insieme noi vicini. La complessità della vicenda mafia, antimafia, l'Italia, la Sicilia, non può essere un western, una sfida, il bene contro il male. La vicenda è molto più complessa e ci vuole sapere, ci vuole approfondimento per capire, e non bastano gli slogan, le parole d'ordine. La retorica spesso distorce tutto quello che è avvenuto. Grazie Attilio, grazie per il tempo che ci hai dedicato e speriamo di ritrovarci ancora per
ecco, fare due chiacchiere insieme e crescere in quelli che sono gli ideali che, insomma, contraddistinguono il cammino di un vero cittadino. Grazie a voi, grazie e ci sentiremo presto. Un Grazie abbraccio a te. Ciao, a tutti. grazie. Ciao. Ciao, grazie. Un Ciao, caro ciao, ciao. saluto ad Attilio Bolzoni in questi giorni, appunto impegnato anche in vari incontri con le scuole e con i giovani. Noi ci fermiamo qualche istante, breve pausa e poi seconda parte del Sabato del Convento.